La scorsa settimana la compagnia aerea Alitalia Etihad ha deciso di sopprimere il collegamento Roma-Pescara, introdotto poco più di un anno fa. La causa? La non economicità della tratta per troppo pochi passeggeri. Questa decisione segue quella di Ryanair di circa un mese fa, che ha minacciato da ottobre di abbandonare lo scalo abruzzese, motivo in questo caso per la scelta del governo di aumentare le tasse aeroportuali. Con la soppressione delle tratte europee per Londra, Francoforte, Parigi, Düsseldorf e Barcellona di Ryanair e della tratta nazionale Roma-Pescara, ci sarà inevitabilmente un peggioramento dell'isolamento del trasporto pubblico della regione Abruzzo, soprattutto sull'asse est-ovest del paese, con gravi ripercussioni su turismo e tessuto economico di una regione che ormai da troppi anni registra una perdurante crisi economica. Anche perdite di posto di lavoro nella Saga, la società di gestione dello scalo. È per questo motivo che questa mattina ho presentato un'interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro Delrio, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per chiedere quale sia il piano strategico aeroportuale italiano, con particolare riferimento proprio all'aeroporto di Pescara, che solo nel febbraio 2015 era stato considerato scalo di interesse nazionale. Inoltre chiedo anche al Ministro di promuovere un tavolo di concertazione con Regione, Saga, dunque la società di gestione dell'aeroporto pescarese, e Alitalia, per trovare una soluzione condivisa finalizzata ad evitare il progressivo depauperamento dello scalo abruzzese. Grazie Presidente.